mai. Professore, sarà lei. Come stai tu, amore mio? Grazie, ciao, come stai? Bene, bene, sempre al centro, un momento intenso. Sì. Tutti i conflitti hanno dentro di loro la capacità di trasmutazione. Ogni conflitto ha una possibilità ed è un'opportunità. Siamo in grado di coglierla? Bella questa domanda, come no, siamo qui apposta e vuoi che ci facciamo, ci perdiamo questa possibilità, è un'opportunità straordinaria per misurarci, per evolvere, per cambiare, per stare in ascolto di noi stessi e quindi sì, siamo qua. Mai come oggi, quello che tu hai creato anni fa, il Dreamers Day, e l'hai creato passando attraverso un grosso conflitto e un momento di grande sofferenza, che ha dato la possibilità a tante persone di trasformare i propri desideri in sogni e condividere i sogni. Perché il sogno, se non lo condividi, che lo sogni a fa? Così è. Siamo quando romani è noi, esatto, eh? Però quando è realizzato dopo, perché prima bisogna completare l'iter, arrivare fino in fondo, manifestarlo e dopo si condivide, così fa parte, entra nella coscienza collettiva. Stiamo implodendo per esplodere, come il caos dello sfero, no? I cicli dei corsi e ricorsi storici di Giambattista Vico, il Big Bang dopo il Small Bang. Che sta succedendo, Adolfo, dal tuo punto di vista? Allora, questo è un momento particolare da tutti i punti di vista. Le epidemie sono un ricorso storico immanente. Pensiamo all'epidemia del 1820 descritta da Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi. Pensiamo all'epidemia del 1920, la cosiddetta spagnola, che, vorrei ricordarvi, consumò più di 20 milioni di vittime. E poi veniamo a questa epidemia. Se confrontate i numeri, vi accorgerete che c'è una discrepanza enorme, per esempio con la spagnola. Ma la differenza di questa epidemia, detto per inciso, la mortalità, ovvero la morbilità per mortalità, cioè le persone che ammalano, le persone che muoiono per questa malattia, nella scala dell'OMS, 4 posti prima come mortalità e morbilità viene il virus del morbillo. Eppure è la prima epidemia al mondo sociale, mediata dai social media. Ecco perché se ne sa di più, ma se ne sa in tempo reale. L'altro giorno, Francesca, abbiamo postato con Federico Aloe un post dalla clinica parlando e dicendo: ma la tranquillità, la serenità, il vero virus è quello della paura, perché la paura ti mette in allarme neurovegetativo, ti mette in tensione, ti fa produrre sostanze che producono più stress del virus stesso talvolta. Anche perché, detto fra noi, il 96% degli eventi che temiamo che si realizzino, che potrebbero essere challenger per la nostra vita, non si realizzeranno mai. E noi scegliamo di morire, di soffrire, di ammalarci cronicamente per quel misero 4%. Ebbene, che potere che abbiamo. L'epidemia di oggi non è più grave di altre, è solamente raccontata meglio. E dal punto di vista marketing espansa all'ennesima potenza. E non dimenticate che un'epidemia globale è un momento di cambiamento, è un momento di rinnovamento. Nulla sarà più come prima, ma non in senso deleterio. Pensate, per esempio, allo smart working. Noi ieri abbiamo laureato 3 studenti all'Università Popolare di Studi di Milano, dove tra l'altro Francesca è una delle nostre visiting professor, 3 ragazzi che hanno fatto la tesi senza essere presenti in facoltà, semplicemente su piattaforma, come stiamo dialogando io e te. L'altro anno Francesca, quando parlavamo di piattaforma, diceva: beh, certo, la piattaforma sarebbe una bella idea. Ebbene, dopo un anno, io e te, Francesca, stiamo dialogando sulla piattaforma. Vedi come vengono accelerate rapidamente. Nel Kali Yuga, che è l'era della nostra evoluzione, come dicevano gli Atharva e Rig Veda più di 4.000 anni fa, avremo una grande opportunità accelerando il nostro pensiero e i nostri eventi. Dobbiamo essere al passo coi tempi. E come diceva Darwin, col famoso The Survival of the Fittest, sopravvive il più adatto. E qual è il più adatto? È quello che sa adattarsi alla realtà. O ti elevi, come dicono gli alchimisti, o ti levi, nel vero senso della parola. Questo è interessante. Mentre stiamo parlando io e te,
per strada. Puoi aprire un attimo la finestra dello studio? Che ci avete? Noi... Perché qui c'è musica go go, tengo chiuso, perché sennò... Lo sentite? Sentite? È l'inno di Mameli. Anche qui. La gente ha bisogno di aggregazione. Abbiamo tolto l'abbraccio? E allora capiremo realmente che cos'è l'abbraccio. Solo privando qualcuno del bene supremo, dell'affetto dei propri cari, e chi di noi, e chi meglio di te, può confermarmelo, sai esattamente quanto è importante avere qualcosa. Sai quanto è importante qualcosa che hai solo quando l'hai persa. Sì, quindi sarà un recupero di consapevolezza straordinario. Io penso che queste settimane, perché poi ci aspettano ancora diverse settimane sicuramente, a no? Giugno. Tutto. A giugno. Proveremo con l'estate inoltrata al mare, a poterci riabbracciare, a ricorrere nei parchi, a stare insieme, andare al ristorante. Sì. Prendetela come periodo di interiorizzazione. Ritrovate la centralità, il proprio ego. La paura non paga. La paura mette in azione il meccanismo difesa, attacco e fuga. La gazzella che scappa, e tu me lo sai, per sfuggire al leone che la vuole braccare per predarla, quando scappa, pompa sangue nei muscoli, la frequenza cardiaca aumenta, le pupille degli occhi si stringono per cercare di vedere se all'orizzonte arrivano altri predatori. In quel momento è fight and fly, cioè combatti e scappa. Ma anche il leone non se la passa meglio, perché anche lui è stressato per cacciare, perché se non caccia non mangia. Certo. Lo stress lo superiamo. Lo stress in dosi omeopatiche ci può far crescere. Se io corro 100 metri, posso anche rilassarmi. Se corro 42 chilometri, come Milziade ci insegna quando andò ad annunciare l'esito della battaglia di Maratona, percorrendo 42-195 metri olimpici, muore stressato dalla corsa troppo lunga. Pertanto, in dosi omeopatiche lo stress ci aiuta a crescere ed adattarci. In dosi eccessive ci distrugge. Ebbene, quando siamo sotto stress, quando scappiamo, pompiamo sangue nei sistemi di difesa, muscoli, perciò cuore, il cervello in quel momento dice devi sopravvivere. Certo, in quel momento non pompa sangue nel sistema digerente, perché ve la immaginate una gazzella che scappa e si ferma a mangiare? Verrebbe predata immediatamente dal leone. Non pompa sangue nell'apparato riproduttivo. Voi sapete quanto lo stress sia controproducente. Pensate semplicemente a quelle coppie, no? Che non riescono ad avere figli perché sono stressate. Poi se ne vanno in vacanza, stanno fuori 15 giorni e tornano felicemente incinti. Perché? Hanno tolto, hanno eliminato il fattore stress. Hanno reso in quel momento la sopravvivenza voluttuaria. Allora, ogni tanto dobbiamo staccare questo sistema. Se continuiamo a pompare sangue nei muscoli, siamo stressati e stiamo scappando, non pensiamo assolutamente a bere, per esempio. Pensate semplicemente se la gazzella si ferma a bere o a riprodursi o a mangiare, è finita. Questo non può durare per sempre. Lo stress della vita, spesso noi siamo gazzelle o siamo leoni, spesso siamo chiusi dentro il carapace del guscio, come la tartaruga. Ebbene, ci scordiamo di vivere, ma la vita è ora. La vita è l'intervallo fra un evento e l'altro. La vita non è semplicemente preoccuparsi, la vita è adesso. Ritrovare il vecchio libro, sentire Vivaldi, Mozart, Beethoven. Ritrovarci in un abbraccio non solamente telematico web, ma propedeutico e riabbracciarci di nuovo in un momento migliore, capendo finalmente quanto è importante quello che abbiamo. Ecco, questo momento è importante perché ci stiamo ritrovando. È una cosa meravigliosa. E poi, tolto il meccanismo di allarme, dobbiamo recuperare. Quando prendiamo in prestito l'energia dal sistema ortosimpatico, adrenalina, noradrenalina, cortisolo, e in più, oltre a cortisolo, che cosa abbiamo? L'aldosterone. Ecco, questi ormoni è come se andassimo a prendere in prestito i soldi dai Casamonica. Scusate il riferimento, però l'interesse montante è talmente alto che il giorno dopo siete più indebitati che mai. Non sfruttate, non prendete a prestito l'energia dal vostro sistema neurovegetativo. Ogni tanto dovete ricaricare le batterie. Avete bisogno della musica, dell'amore, della tranquillità, della meditazione, della preghiera. Altrimenti il parasimpatico non rigenera le energie spese e salgono gli interessi e la banca non vi fa più credito. E come vi avvisa la banca che siete in rosso bancario con malattie infiammatorie, degenerative ed anche il cancro? Guardate com'è semplice, conoscendo la fisiologia. Il parasimpatico, secondo gli americani, è il feed and rest, feed and bride. Mangia e riposa, mangia e riproduciti. La specie non si riproduce se viene minacciata. Ora,
non siamo minacciati, stiamo cambiando, cambiando in meglio. Vedrete che tra qualche mese sarà confermato. Sì, ma guarda, è veramente bellissimo quello che stai dicendo, Adolfo, mi corrisponde al 1000 per 1000 e davvero credo che dovremo fare in questo periodo proprio tesoro, perché non è che le cose potranno né dovranno tornare come prima. Certo, la vita riprenderà come prima, ma noi dentro dovremo essere persone nuove, perché questa è un'occasione veramente straordinaria, no? È un'opportunità fantastica, perché è più importante questo momento. Stiamo vivendo la rivoluzione più importante dalle origini dell'uomo. Questa è più importante della rivoluzione industriale, della rivoluzione del carbone, dalla rivoluzione del combustibile, da quella del web. Dal 1990 in poi è cambiato tutto, con l'avvento della telefonia, con l'avvento delle piattaforme, con l'avvento del web, con l'avvento dei motori di ricerca. Ecco, tu sei stato apostolo di questo perché hai creato questa aggregazione sfruttando le ali del sogno. Il sogno che è stato soppresso ed è stato sottratto perfino al lettino dello psicanalista. Ormai, ovviamente condizionati dal fattore tempo, non abbiamo neanche più il tempo per sederci a parlare con il nostro psicanalista, che poi non deve necessariamente avere il camice. Può essere un prete, può essere un prelato, può essere un cugino, una persona amica. Non abbiamo più tempo da dedicare all'amore. Quando ami una persona, di che cosa hai bisogno? Di tempo per starci insieme. E se non abbiamo il tempo, ragazzi, non abbiamo più l'amore. Questo grande insegnamento di questa epidemia è ritrovare l'amore come sistema di cura. E se abbiamo capito questo, siamo già fuori. Grande, grandissimo. Grande Francesca. Pensa. Farne di più, devi farne di più di queste. No, ma le faremo. Sei una maieuta. Le faremo. Stavo pensando, no, Adolfo, le abitudini, no? Pensa come siamo. Quando io faccio dei seminari chiedo sempre, no, l'interruzione della meccanicità nella vita quotidiana, no? Quindi cambiamo un'abitudine, ma sai quanto era difficile prima cambiare una sola abitudine per rimanere nello stato di presenza, no? E adesso guarda che cosa siamo tutti costretti a fare, quindi cioè, è bene che ci aiuti, no? Lo sai perché questa capacità metagenica da cosa deriva? Le persone cambiano quando hanno paura. Quando è che le persone cambiano alimentazione, cambiano sistema di vita? Quando hanno paura di morire, quando hanno il colesterolo altissimo, quando hanno la glicemia squilibrata, quando qualcuno gli dice o cambi vita o hai finito la vita. Ora ci hanno detto chiamate fuori secondi, come sul ring. E sappiamo perfettamente che dobbiamo cambiare. Questo è un forcing al cambiamento. Ecco perché altrimenti non saremmo cambiati. Ora stiamo ritrovando non più l'evanescenza e il soliloquio del nulla e dell'effimero, stiamo ritrovando l'essenza reale, la centratura sul muladhara, questo chakra che ci collega alla radice della vita. E il non poter correre nei parchi ci rende tristi e mesti. Ora abbiamo capito quanto è importante avere un parco sotto casa, avere il verde, avere un amico col quale andare a fare una passeggiata, a prendere un caffè. Cazzo, riscopriamo questa meraviglia dello stare insieme. Veramente. Cazzo, lo dicono gli urologi quando vogliono enfatizzare, e anche i medici quando si infervorano un pochino. Scusate. Non credo che ci sia problema. No, adesso volevo intanto dire a tutti coloro che sono, che sono presenti, che qualsiasi domanda voi scrivete, che poi non so se tu, Adolfo, le vedi le domande eventualmente. Se no te le dico io, mano a mano che arrivo. Ah, dai, carino, mi piace. Sì, speriamo che la cosa appunto parta, che arrivi la prima domanda. E va bene. Intanto una domanda te la voglio fare io. Secondo te, il sogno aiuta a vivere meglio o il sogno illude le persone che non possono vivere meglio? Guarda. Questa è la Gigi Marzullo, ti ho preso un po'. Un attimo, no, ma mi trovi preparata, qui sono a casa mia proprio. Come lo so, non lo sapessi, ma lo so. Ma senza il sogno, ma cosa faremo? Ma non avremmo una vita, non avremmo una casa, non avremmo un lavoro, non avremmo niente senza il sogno. Se ci ricordassimo di sognare di più e quindi di immaginare quello che ci può fare piacere, quello che ci può soddisfare, quello che ci può rendere felici,
se usassimo di più questo potere interiore straordinario che abbiamo, avremmo tutti una vita più soddisfacente, più serena, più felice, più appagante. La dimensione del sogno è semplicemente quel meccanismo per cui tutto parte dall'interno. Ma se io, per esempio, non mi faccio mai una domanda: che cosa mi piace? Che cosa amo fare? Per esempio, queste sono belle domande in questi giorni, no? La gente non se le pone più queste domande, hai ragione. Capisci? Non ce le si pone più. E quindi se non ci facciamo domande, è impossibile trovare una risposta. Fatti la domanda, vedrai che la risposta è dai oggi, dai domani ti arriva. Noi dobbiamo recuperare quella dimensione per cui dobbiamo vivere una vita che sia quello che sia, ognuno nel proprio, ma che almeno cercare di fare il più possibile quello che amiamo fare, e anche direi amare ciò che facciamo indipendentemente. Anche tu nel tuo lavoro avrai un 5-10% di cose come tutti che dici vabbè, questo proprio, ma c'è una consapevolezza per cui amerò anche quel 5-10% che non è proprio il mio, capito? Io, se mi devo occupare di certe cose amministrative o che non mi piace, capito, non è la mia cosa, però cerco nel mio piccolo di farmi piacere anche quello, perché il meccanismo è semplice: se io amo ciò che faccio, lo farò bene. Quello che stai dicendo, più di 2400 anni fa, lo diceva anche un grande filosofo, lo diceva ma non lo scriveva, perché sto parlando di Socrate, per chi non l'avesse capito, prima di lui anche Aristotele, certo. Lui poneva solo domande, non dava risposte, e il suo apocrifa, che era appunto Platone, trasmetteva questa informazione. Cioè, la cosa più importante, il sogno pone domande senza il pregiudizio castrativo inibitorio rappresentato dal cervello. E come diceva Osho Rainesh, il filosofo del secolo scorso, quello ucciso dalla CIA in America, quello che ispirò i Beatles, per capirci, Osho di Puna, scrisse più di 300 libri e diceva una verità fondamentale: la mente mente. Ebbene, il cervello tende ad ottenere il massimo con il minimo sforzo. Pertanto il cervello è quello che mette il barattolo della marmellata sempre più in alto. Quando vi svegliate la mattina a un'ora esatta, qualche attimo prima che scatti la sveglia del telefonino, la vera sveglia se ce l'avete ancora, ebbene, questo è dovuto al cervello che cerca di gestire ciò che invece è programmato all'interno. Il subconscio, l'innato, è molto condizionabile. Dobbiamo stare attenti quando creiamo e accettiamo condizionamenti e quando li imponiamo ai nostri figli, alle persone che lavorano con noi. Perciò il sogno è libera e incondizionata capacità totipotenziale. E questa possibilità, quando abbiamo la mente sempre accesa, in ortosimpatico tonia, in allarme continuo, non riusciamo ad ottenerla. E qua vi vorrei raccontare una cosa brevemente. Posso fare un piccolo raccordo? Abbiamo ancora tempo per parlare? Assolutamente, vai, ci mancherebbe. Vai. Allora, stiamo parlando di coronavirus. I coronavirus esistono dal 1960. Ne esistono di 20 tipi differenti. Sono piccolissimi organismi che vanno da 80 a 160 micron. Però non hanno una vita autonoma. Hanno bisogno di dipendere vampiristicamente dal nostro DNA. Loro non ce l'hanno. Hanno solo un RNA che può mutuare dalla struttura della nostra cellula le sue informazioni. È come se fossero i virus, una chiavetta che viene innestata nel vostro PC per stampare un'informazione. Okay. Tutto questo avviene, e questo è importante che lo sappiate, attraverso una proteina chiamata proteina S, che è in grado di raggiungere la parte esterna della capsula, atterrare come il lemme. Vi ricordate il lemme, il modulo lunare con quelle zampette, che atterra sulla superficie della cellula sperando di trovare una superficie di atterraggio piatta. Qualsiasi aereo, se deve atterrare, ha bisogno di una pista piatta. Ebbene, la pista, se è piatta, fa attecchire il virus. La pista è un'analogia molto chiara col sistema immunitario. Se la pista è sconnessa, ovvero se c'è diversità strutturale, il virus ha difficoltà ad atterrare e a trasfondere la sua capacità, la sua chiavetta, per stampare questa cellula anomala. Ebbene, considerate una cosa, che se voi mangiate male, nel denominatore comune molto importante nell'insorgenza di questa patologia del coronavirus, che può dare delle polmoniti interstiziali, è proprio l'insulinoresistenza. L'elemento in comune fra anziani,
che hanno senescenza pancreatica e hanno molta fame per gli zuccheri, gli anziani sono, diventano golosi come i bambini, e questo è un aspetto. Poi i diabetici, che hanno ovviamente insulino resistenza in maniera più o meno diversa a seconda del tipo 1 o del tipo 2 di diabete, e poi gli obesi, ora si parla di diabesità, obesità e diabete mescolati insieme. Ebbene, anche i malati terminali, anche i malati che prendono farmaci cortisonici, hanno un'insulina che non lavora perfettamente. Ebbene, l'insulina crea il terreno recettoriale ideale per l'atterraggio di questo virus. Ora, come possiamo fare ad evitarlo? Cercare di seguire una dieta più equilibrata, eliminare gli zuccheri, i prodotti da forno, il pane, la pasta, alla faccia della dieta mediterranea. Ora la gente a casa si sta strafogando di manicaretti a base di pasta parmigiana, e ravioli, pasta alla carbonara, pasta. State a casa, pensate a ritrovare la salute, l'equilibrio. Gli zuccheri facilitano l'attecchimento, perché lo zucchero che cosa fa? Fa salire la glicemia. La glicemia fa liberare insulina, che porta la glicemia più in basso di prima. E quando state in ipoglicemia per reazione insulinica, perché avete mangiato troppi zuccheri, in quel momento producete il cortisolo. Il cortisolo blocca tutti i movimenti di difesa immunitaria. Ed è lì che si affaccia il virus, che trova il terreno recettoriale ideale. Diceva Pasteur, il terreno è tutto, il germe è nulla. Il terreno siamo noi. Rendiamolo inospitale al virus seguendo una linea di vita. Daita, dieta, dal greco, significa norma, regola. Atteniamoci alle regole, non solo quelle del governo, dell'OMS, che sono fondamentali. Statevene a casa il più possibile. Uscite quando dovete fare il salto in farmacia, fare la spesa, ma ritrovate l'interiorità. Aprite la finestra, se ci avete il terrazzo andate in terrazzo, e il giardino condominiale. Prendete il sole. Il sole, la luce solare, rompe il doppio anello del colesterolo e lo converte in ormoni, in vitamina D3. La vitamina D3, quella che ci manca, è carente sul 70% degli esseri umani ed è quella che è precursore della serotonina, l'ormone della tranquillità. In sintesi, quando ce l'avete vedete il mezzo bicchiere pieno, se non ce l'avete, questa serotonina che deriva dalla luce del sole, vedete il mezzo bicchiere vuoto. Allora, lo vogliamo vedere pieno o lo vogliamo vedere vuoto? Dipende da voi, dipende da come utilizzate la vostra dieta. E quando vedete il Buddha come ce lo immaginiamo noi di solito? Tu già lo sai perché mi hai già ascoltato. Il Buddha, la maggior parte delle persone lo immagina con una panza così, all'Aldo Fabrizi. Invece no, il Buddha era un Sakyamuni, era un illuminato. Un illuminato come il Buddha, come il Cristo, come Maometto. Volete che non potessero stare attenti alla dieta? Certo che sì. Però nel tardo Medioevo, per far arrivare questo concetto della espansione della consapevolezza sull'addome, pensate che cosa strana, l'alimentazione è l'elemento più importante, perché un'alimentazione equilibrata, l'espansione del chakra muladhara, di questo chakra della radice con la terra, dell'addome, l'espansione di questo chakra fa sorridere il Buddha, che sorride guardando noi, pensando fin a quando l'ultimo uomo riuscirà a rendersi consapevole e uscire dal dharma delle reincarnazioni, capendo questa verità semplicissima. Ed ecco le mani aperte verso l'alto per ricevere questa benedizione celeste. In realtà il paradiso, se lo vogliamo chiamare in maniera occidentale, o liberarsi dal dharma e ritrovare questo Atman assoluto, è nel saper ritrovare la nostra divinità interiore. E dipende da quello che mangiamo. È un tempio l'intestino. Se l'intestino mangiate male, gli zuccheri fermentano, producono alcoli che dilatano l'intestino. L'intestino dilatando si solleva i diaframmi. E se i diaframmi si sollevano, ventilate male. E se ventilate male, c'è meno ossigeno. E questi virus proliferano in carenza di ossigeno. Il virus non è né buono né cattivo. Non dobbiamo, sì certo, arriveranno i vaccini, arriveranno anche in tempi più brevi del previsto. Stiamo utilizzando farmaci, la ricerca ha pubblicato in 8-9 settimane più di 1000 lavori scientifici. Pensate quanto alacremente gli scienziati mondiali stanno lavorando. In Italia stanno facendo un lavoro eccezionale. Siamo di esempio per tutto il mondo, anche se abbiamo fatto venire i cinesi. Però dovete cominciare dall'alimentazione. Ognuno e nessun uomo è un'isola all'altro uomo. Perciò stiamocene a casa, rispettiamo le regole e cominciamo a capire che se noi creiamo un terreno biologico
non interessante per il virus. Il virus è vero che è un virus contagioso, però non trova terreno agevole. In pratica, quando ci abbiamo degli ospiti sgarbati, cosa facciamo quando sono antipatici, quando noi vogliamo? Li trattiamo male, li rendiamo poco ospitali. L'ospitalità e l'accoglienza riserviamola alle persone che amiamo. Il virus mettiamo semplicemente no way. Siamo troppo occupati a mangiare bene, a fare sport, a prendere il sole, a fare l'attività fisica. Compratevi un tapirulan per camminare, non serve neanche correre. Meno di 100 euro lo trovate sul web. Non avete il tempo? Perfetto. Andate sul link semplicissimo, se volete scriverlo, è un bel regalo che vi fate. Tanto mettiamo tutto registrato sulla piattaforma poi. E vai. Allora, cercate su Google o qualsiasi altro motore di ricerca, scegliete voi, e scrivete Taibo, T-A-E-Bo, come Bo che stai a D, sì. E cercate video. E vi compariranno una serie di video da 10, 20, 30, 40 minuti. Mettete... spingete col pulsantino e vi faranno vedere un video, dovete imitarlo con la musica, spostate due poltrone, una sedia, un tavolino e fate ginnastica a casa. Smettetela di guardare la televisione. Ho fatto yoga un po' tosto perché ho scaricato una di queste app e ho detto adesso tutti i giorni fantastico, e ho fatto un po' troppo e quindi mi è venuto un po' di mal di schiena, dovevo stare un giorno senza. Però ti sei incarcata, vedi, se non c'era tutto sto caos venivi giù e ti scarcavo. Vedi, e avevo il piacere di rivederti e stare un po' con te. Però vedi, e guarda, ci stai facendo una lezione bellissima. Adesso leggo le domande, perché davvero si capisce come siamo uno, capito? Anche verso noi stessi, cioè questo corpo lo dobbiamo ascoltare di più, no? Attenzione alle tigri del web, perché ogni tanto arriva la tigre che dà zampata. Vediamo se ce l'hai anche tu, va? Allora, aspetta che leggo le domande qui. Mi ritrovo pienamente d'accordo riguardo altri miti. Trovo ottimo quello che dite riguardo il ritrovare se stessi. Sfruttiamo questo drammatico periodo per questo. Io ti elevo o ti levi, è il top. Com'era? Ripetilo. O ti elevi o ti levi. Questo è un aforisma alchemico. Bellissima, questo è stupendo, è bellissimo. Però guardate, drammatico nel senso greco del termine, dramas è avvenimento, accadimento. Non pensate al drammatico ora, perché questo drammatico, fra virgolette, opinabile ora, potrebbe portarci a dei grandi cambiamenti. Nella natura abbiamo il Thanatos, il Bios e l'Eros. Il Thanatos è la morte, ma la morte è anche rinascita, amici miei. Anche negli arcani maggiori la morte ha un significato catartico, metapsichico, che è quello di rigenerare e di rinascere dalle polveri, come l'araba fenice. Pertanto la rinascita attraverso il bios, l'accadimento della vita, in questo biodromo che è la vita di tutti noi. L'eros lo dobbiamo riscoprire, ma l'eros non è solamente la Gepierre, il Reggiseno, il Reggicalze. L'eros è ritrovare l'accadimento amoroso nella vita di tutti i giorni. Che è successo? Mi ha chiamato qualcuno in questo momento e io rifiuto la chiamata. Okay. Questo è il bello della diretta. Aspetta che mi era venuto in mente di chiederti una cosa, Adolfo. Aspetta, prima leggo qua. Ho visto un video in cui parlava di assunzione della vitamina C. Qualcuno che scrive, può darci indicazioni in merito alle dosi e alle tempistiche? Pensa che renderanno obbligatorio il vaccino contro il coronavirus? Un'altra domanda, queste due. Allora, intanto grazie della domanda. Vi dico semplicemente, il mio maestro, il professor Linus Pauling, in pratica è quello che mi ha scritto la prefazione del mio primo libro, che è Medicina Ortomolecolare. Tra l'altro ce l'ho qua e voglio semplicemente farvela vedere un attimo perché ci tengo molto. Linus Pauling prese due Nobel, uno per la chimica e uno per la pace. Quello per la chimica era per gli studi fatti sulla vitamina C in relazione al virus del raffreddore, che è stato importantissimo perché ci ha consentito poi di fare gli studi sugli altri virus. I virus sono degli opportunisti, sono dei politici della salute che si adattano ai substrati modificandoli. Un pochino alla Richelieu, per usare un termine alla Dumas, caro ai tre moschettieri. Ebbene, quando noi ci troviamo in una situazione... qual era la domanda che mi è passata? Della vitamina C, dosi e poi dopo sul vaccino, ma le dosi e le tempistiche. Perfetto. Allora, la vitamina C è importante.
Linus Pauling raccomandava la miscela degli ascorbati e ve la dico perché la potete far realizzare per potenziare il sistema immunitario. Badate bene, potenziare, non curare il virus. Il virus arriverà al vaccino e quando arriva è importante farlo perché siamo in un periodo epidemico. E poi ci sono una serie di farmaci che possono aiutare tantissimo. Poi vi spiegherò pure perché e come. Intanto, per ora, rinforzate il meccanismo della vostra difesa immunitaria. Allora, fate preparare galenicamente dal vostro farmacista una miscela di ascorbati. Ascorbato significa vitamina C, l'acido ascorbico. La vitamina C è C6H8 o 6, cioè in pratica è una molecola a 6 atomi di carbonio. Dovete far preparare due parti di ascorbato di sodio e una parte di ascorbato di calcio, li mescolate insieme e ne assumete un quarto, un quinto di cucchiaino tre volte al giorno, perché per far funzionare la vitamina C non basta la pasticchina effervescente una tantum, ma dovete assumerla ogni 8 ore, perché la sua emivita è di 8 ore, cioè rimane nel sangue per 8 ore, poi diminuisce. Ora, la vitamina C è capace di aumentare la funzione dei globuli bianchi, dei linfociti e degli interferoni. Interferoni quelli che si danno per l'epatite, per le malattie virali gravi, e senza gli effetti collaterali. Perciò la vitamina C negli individui può essere stimolata attraverso un meccanismo che è quello dell'assunzione per via orale. Però c'è un limite che non può essere superato, degli 8-9 grammi, perché Pauling parlava di megadosi di vitamina C, non degli RDA classici. E su questo io riferisco il suo pensiero. L'assunzione ogni 8 ore consente di raggiungere una concentrazione di 400 nanogrammi per 100 millilitri e questa concentrazione è attiva per inibire qualsiasi tipo di stress sul sistema immunitario. Diciamo che la vitamina C rinforza la linea Maginot difensiva del sistema immunitario, che guardate è tutta, la maggior parte, nell'intestino. Perciò l'intestino lo dobbiamo rispettare. La vitamina C funziona messa in gocce, acido ascorbico, un po' di fisiologica, instillata nella mucosa nasale, attiva immediatamente la protezione nei confronti degli agenti esterni, migliora la capacità immunitaria di difesa. Pensate che la vitamina C, quando un individuo è stressato, non viene eliminata con le urine. Viene trattenuta dall'organismo, e non è vero che acidifica e fa venire i calcoli. La miscela degli ascorbati funziona perfettamente. In Cina hanno cominciato un grandissimo lavoro sull'utilizzo della vitamina C. Hanno ricevuto un container di 50 milioni di vitamina, 50 milioni di tonnellate di vitamina C, e stanno facendo somministrazione parenterale per uno studio molto importante. E ci sono tantissime evidenze bibliografiche. Io, tra l'altro, vi invito ad andare a visitare la mia pagina Facebook, Adolfo Panfili, quella pubblica, e troverete tutti i lavori. Io ho concepito Facebook non come sistema soltanto di interrelazione, ma io pubblico esclusivamente dati scientificamente rilevanti, ground evidence, dicono gli inglesi, con bibliografia e quant'altro. E ho pensato Facebook come un Facebook book, un Facebook, un libro sul viso, cioè su quello che siamo, perché Facebook è la nostra radiografia della nostra essenza, e lo potete stampare e troverete un libro gratuito. Fantastico. Perciò la modalità di Facebook, facciamo in modo che sia costruttiva, che non sia solo denigratoria, critica. Cominciamo a essere costruttivi anche sul web, anche sui media comunicativa e sui social. Pertanto la vitamina C arriva con la sua molecola esacarboniosa ad attivare la difesa immunitaria, e a discapito del coronavirus, che ha una molecola al suo interno molto particolare, una RNA polimerasi, che è capace di attivare un particolare tipo di glicoproteina che sta nella cellula ospite e andare a cambiare il metabolismo della cellula ospite, proprio perché ha una struttura carboniosa a 9 atomi di carbonio. Diciamo che è più grossa della normale frazione glucidica presente nella cellula e va a interferire con una molecola chiamata peptaside, e agisce sulla capacità di questo doppio strato lipidico della cellula umana, alterando nella permeabilità. Perciò la vitamina C ruba il posto a sedere al virus, rinforzando il sistema immunitario. Questo cercando un po' di semplificare. La domanda ancora è: per quanto tempo questo tipo di assunzione, Adolfo? Quanto tempo volete stare bene?
fino a quando finirà l'emergenza, probabilmente, no? Ecco, la domanda è pleonastica. Noi non stiamo agendo contro il virus, stiamo cercando di rinforzare con le vitamine il nostro sistema immunitario. Pertanto, se si riducono gli stress ambientali, va bene. Okay. Tra l'altro la vitamina C, se la prendete a un certo dosaggio, è anche lassativa. Perciò tenete l'intestino pulito. I nostri progenitori facevano molta cura all'intestino. Fra le 5 e le 7 del mattino i nostri nonni andavano in bagno, perché fra le 5 e le 7 del mattino la medicina tradizionale cinese ci insegna che funziona il meridiano dell'intestino grasso. Dalle 3 alle 5 funziona il meridiano del polmone. Se il colon si gonfia, il polmone si solleva e non ventila. Dalle 1 alle 3 del mattino lavora il meridiano del fegato. Se una paziente si alza dall'1 alle 3 del mattino, ci sta dicendo che il suo fegato è sovraccarico. Cioè, se lo sappiamo ascoltare, o con l'agopuntura, con la fitoterapia, o l'omeopatia, lo possiamo aiutare. Però, ragazzi, i farmaci servono. Il farmaco non possiamo negligerlo. Se non ci fossero il cortisone, gli antibiotici, oggi io e te probabilmente non saremmo a parlarci. Il farmaco è come un coltello. Ci potete spalmare il burro sul pane e potete fare una splendida colazione, oppure potete ferire una persona e addirittura ucciderla. Perciò il farmaco non è cattivo, è come il virus. Non sono né buoni né cattivi, dipende dall'uso che ne facciamo. Però la medicina non è medicina integrativa, omeopatica, alternativa. La medicina è una. Sì. Da 2400 anni fa, quando Ippocrate ne parlava, quando Galeno rinforzava il concetto, Asclepio, il dio della medicina, noi abbiamo delle frecce nella faretra del benessere. Che sia il farmaco, che sia la chirurgia, fatta con intelligenza quando serve, che sia il fitoterapico, la gente si è curata con le erbe da sempre in tutte le culture, che sia l'omeopatico, però se ho un diabete conclamato non posso curarlo con la momordica, perché poi alla fine facciamo dei danni seri. Perciò ben venga la scienza olistica, per dirlo alla Pauling, ortomolecolare, dove tutto viene messo al servizio dell'uomo. Al centro di questa ruota abbiamo il paziente, la riumanizzazione della medicina. L'umanesimo della medicina crea attenzione e accoglienza alla persona. Non possiamo diventare numeri o semplicemente unità di rianimazione. Dobbiamo ritrovare la centralità dell'essere. Ognuno di noi lavora come i raggi di una ruota. Il perno centrale è il paziente. Non c'è il Maradona nella medicina. Ogni specialista è importante, però ci vuole il direttore d'orchestra, quello che integri il tutto. Altrimenti, amici miei, finiamo per creare semplicemente un vano artigianalismo della medicina. La medicina è arte, è scienza, ma è anche arte. E saperla integrare è lì il tocco geniale. Una direzione d'orchestra si sente. Von Karajan, Liszt, Beethoven possono far sentire un'armonia in maniera differente. Cerchiamo di trovare la vera armonia del benessere della vita. Sì. Senti Adolfo, qui un'altra domanda. Questa cosa del vaccino, tu dici che sta per arrivare e che secondo te sarà obbligatorio, perché la tua domanda è: visto che i virus si modificano, vuol dire che ogni anno dovremo vaccinarci di nuovo? Dunque, esistono sicuramente più di 2500 malattie eponimiche. Vaccinarsi contro tutte mi sembra oltremodo impegnativo. Okay. Direi di lasciare agli epidemiologi, ai virologi, agli immunologi questa domanda. Sì. E cercando di garantirci anche nelle navigazioni a vista come quella odierna. Pertanto, per ora pensiamo a superare questo momento, pensiamo a rinforzare il sistema immunitario. Okay. Poi ben vengano tutti i complementi terapeutici che ci aiuteranno a stare meglio. Perciò, per ora, se ci fosse il vaccino, ragioneremmo in maniera differente. Ora non sta a me giudicare vaccino sì o vaccino no, però sinceramente fidiamoci di questi consulenti scientifici che abbiamo in questo momento in Italia, che sono veramente ad altissimo livello. Sì, e per ora, nel frattempo, rinforziamo il sistema immunitario. Mangiate bene, bevete bene. Quindi non entriamo nella polemica del sì, no, perché però sai, comunque noi da fuori, non esperti, sentiamo tante volte delle opinioni
anche opposte, e questo disturba tantissimo, stressa, perché a uno può risuonare più una cosa, all'altro può risuonare più un'altra, però nel allora tutto... visto che il vaccino non c'è, sì, quindi... la differenza di questo virus col virus dell'influenza è semplicemente che l'influenza il vaccino ce l'ha, questo non ce l'ha. Okay. Allora non parliamo di questioni di lana caprina, sì, o dell'isola che non c'è, per dirlo alla Peter Pan. Pensiamo nel frattempo, okay, al qui ed ora, alla Gestalt. Rinforziamo il sistema immunitario, mangiate bene, fate attività fisica, prendete il sole, ascoltate la musica, meditate. La meditazione ci porta nello stato alfa mentale, dove il cervello si ferma, rallenta e riprendono le funzioni fondamentali. La fase REM, per esempio, del sonno, la fase del sonno ristoratore, fare una buona meditazione pomeridiana serale, mangiare leggeri, idratarsi bene. Se non bevete almeno 3,5 cc per chilo di peso corporeo, il corpo si disidrata. Se si disidrata va in acidosi, se va in acidosi si mette in allarme, se va in allarme attiva il sistema ortosimpatico, se attiva il sistema ortosimpatico produce adrenalina, noradrenalina e cortisolo, e lo stress è a portata di mano. Sì. Sta a noi avere la bacchetta magica in mano e dire basta, voglio ritrovare la mia vera potenza. Il futuro è creare centri per il potenziamento delle grandi difese immunitarie. Il vero maieuta di tutto questo è colui che ti aiuta in questo percorso di consapevolezza. Ecco perché ho apprezzato da sempre, da quando ti ho conosciuto, il tuo atteggiamento maieutico. La maieutica è la scienza socratica di Fenarete, la mamma di Socrate, che diceva: io aiuto le persone a venire al mondo. E Socrate, figlio, rispondeva: io aiuto le persone a venire al mondo e a portare al mondo l'anima. L'anima si porta al mondo ponendo le domande giuste. Il sogno è il più grande produttore di quesiti. Dopo un sogno, magari vi trovate a descrivere il sogno dicendo: io volavo. Ma perché volavo? Io ero qui e contemporaneamente in America e in Australia. Sono domande che vanno al di fuori della struttura lineare del pensiero. Il pensiero è prodotto dal cervello, il pensiero è illusorio, la mente mente. Ogni tanto questa mente la dobbiamo spegnere. La meditazione consiste nel trovare il gap fra un pensiero e l'altro e ritrovare la nostra unicità. La vogliamo ritrovare ora? Sì, sì, dal 26 di febbraio, quindi proprio diverse settimane fa, 3 settimane fa abbondanti, abbiamo attivato questa meditazione collettiva, che non è la vera e propria meditazione, ma è comunque un momento in cui visualizziamo determinate cose con determinati strumenti per il bene comune, no? Ed brava, è bellissimo. Lo facciamo tutti, l'abbiamo fatto i primi 3 giorni di live e poi abbiamo cominciato una volta alla settimana, ma rilasciamo sempre l'audio per poter continuare anche da soli durante la settimana, no? Allora, posso darti un appello? Allora, sì, io sono il medico di Gurdjieff o Guruji, Swami, sì, Guruji, e il candidato prossimo al premio Nobel per la pace. Io sono il suo medico, ho la sua fiducia, lo sto curando, lo aiuto, e ho avuto modo di seguirla a Berlino, in India, e le sue meditazioni sono fantastiche. Credo che tu l'abbia anche conosciuto, no? Come no, sì. Ecco, è venuta a Milano. Sì. E come sarebbe se tu riuscissi a dare 2 appuntamenti quotidiani alle persone per meditare? E se tu guidassi, non serve che tu sia presente fisicamente in quel momento. No, no, però, ma non è il mio mestiere, io non è che sono, cioè, un'esperta di meditazione. Basta che semplicemente la presenti, sì, e gliela dai come prodotto fruibile, sì, alle persone. Sarebbe fantastico farlo gratuitamente per questo periodo. Certo. So che tu lo puoi fare. Certo. E proviamo a fare un esperimento. Okay. Semplicissimo. Una scala da 0 a 10, la, sì, basso. Sì. Autovalutazione. Chiedete alle persone come si sentono all'inizio, prima di cominciare la meditazione, da 0 a 10. 10 è il massimo del frastorno, dei dolori, dei fastidi, dei crucci e delle ansie. 0 è l'assenza assoluta di alcun fastidio, di alcun tipo di ansia. E poi, di volta in volta, dopo ogni seduta, gli chiedete di ricompilare questa valutazione, una scala da 0 a 10. Sì. Il contrario del voto scolastico. 10 il massimo dei problemi, 0 l'assenza. Sarebbe sufficiente farla all'inizio e dopo 2-3 settimane di questo tipo di meditazione. Ragazzi, vi assicuro che vedrete delle cose eccezionali. Vogliamo farla sta cosa? Guarda che cambiamo il mondo. Assolutamente. Marici? Tu sai che mi... Cioè,
io mi figurati. Allora, questo è un progetto scientifico immediato. Maharishi, con la scienza ayurvedica, la medicina ayurvedica è molto interessante, io la uso spesso. Io sono medico tradizionale di agopuntura cinese, fitoterapeuta, omeopata, agopuntore, ortopedico, medico, senza tutti questi altri crismi. Ebbene, la Ayurveda Maharishi parla dell'effetto Wallace o effetto Maharishi. Se l'1% di una popolazione, l'1%, medita o prega con regolarità, dopo un anno si abbassa del 20% l'incidenza di violenza, stupri, omicidi e rapine. Questa è la risonanza morfica. La risonanza che cos'è? Se entriamo in un negozio di strumenti musicali, mi porteresti un po' d'acqua quando vuoi, che mi sto disidratando, c'è il frigo di là. Allora, che succede? Se noi entriamo in un negozio di strumenti musicali e percuotiamo il tasto di un pianoforte, tutti gli altri pianoforti nel negozio cominceranno a vibrare su quella frequenza. È la risonanza a corde tese, è un fenomeno fisico. Ebbene, la novità che sto per comunicarvi è eccezionale. E da ora in poi la vita non sarà più uguale. Il DNA, amici miei, è come quel pianoforte e vibra 10 alla 12 Hz, secondo Froelich, evidenza scientifica. E quando il DNA vibra, di 1, 2, 3, 100 persone, vibrano all'unisono. Attenzione, vibrate in maniera armonica e non cacofonica. Cacchiusa significa brutto, sbagliato, non è una parolaccia, non è collegato alla defecazione. Cacofonico. Attenzione alle frequenze che emettete. Mi spiego meglio. Se avete un figlio e lo chiamate amore, voi gli state dando amore. Se lo chiami amore mio, tesoro, dolcezza, ha un senso. Se questo figlio lo chiamate cretino, stupido, coglione, quello ha un'elevata percentuale di diventare uno stupido, un coglione. Certo. Perché le parole vibrano nell'inconscio collettivo. Questo gigantesco, molte grazie, questo gigantesco diapason dell'universo, il famoso aforisma quantistico che dice: se una farfalla sbatte le ali a Roma, a New York si sente lo spostamento d'aria. Ebbene, attenzione a come usiamo le parole. Nanni Moretti diceva: le parole contano, ed è vero, ma non contano solo da oggi, contano da sempre. C'è un archivio cosmico di tutte le parole dolci, d'amore, dolcezza, amore, carità, disponibilità, accoglienza. C'è un archivio anche per le parole cattive: omicidio, assassinio, cattiveria, tradimento. Invece amore, dolcezza, gratificazione evocano immediatamente frequenze vibratorie, numeri. L'universo è fatto di numeri che risuonano secondo una frequenza cosmica universale. 1-618-033-9887 è la sezione aurea della frequenza della circonferenza. La Gioconda di Leonardo, il Partenone, l'uomo di Vitruvio, le cattedrali gotiche sono disposte secondo questa frequenza. E diciamo che i nostri sensi sono letteralmente inebriati dalla vibrazione cosmica della sezione aurea della circonferenza. Anche il simbolo della Apple è disegnato secondo la sezione aurea. Il simbolo di Uber è questo cerchio aperto in sezione aurea. Dobbiamo ricreare l'armonia delle forme. L'architettura è musica congelata. La musica risintonizza le nostre frequenze, così come è successo con l'effetto Masaru Emoto, che addirittura sintonizzava l'acqua sulle giuste frequenze. Noi siamo fatti d'acqua, perciò abbiamo bisogno di dolcezza, di amore, di buone parole, di buone intenzioni. Gentilezza. Altrimenti finiamo per risuonare tutti quanti come pianoforti. Il DNA vibra e attenzione ad accordarlo sulla giusta frequenza. Sì. Da ora in poi nulla sarà più come prima, perché avete capito come le parole, come le nostre azioni, le nostre modalità possono influenzare il nostro sistema immunitario. Bellissimo, Adolfo. Ascoltami, aspetta, qui c'è un'altra domanda, poi chiudiamo con questa cosa di Guruji, perché la facciamo, ok? Bravissima, sono orgogliosa di te. Sì, no, dobbiamo facciamo. Vedrai come saranno meglio alle persone, la scala da 1 a 10, prima e dopo. E rimarrai sorpresa come cambierai, stai facendo l'agopuntura alla terra. Sì. Poi, così come il virus è esploso, esploderà anche la positività, l'amore, la dolcezza e la guarigione. Sarà una rinascita e ce n'era tanto bisogno. Chiaro che stiamo pagando, noi non personalmente, ma al di là della restrizione fisica, però il prezzo si paga sempre, no? Perché però dobbiamo riuscire tutti insieme a vedere che cosa possiamo fare, che noi che siamo di qui, che siamo ancora sani, che stiamo bene, che cosa possiamo fare per migliorarci, no? E per andare oltre.
Ecco, concordo pienamente. Posso io con la mia pagina Facebook condividere con te, perché vorrei espandere la tua capacità e vorrei che i nostri webmaster dialogassero. Assolutamente. Andate sulla mia pagina Facebook, sì, ma connettetevi con lei. Certo. Cioè, noi dobbiamo condividerci fra di noi per creare energia positiva. Assolutamente. E chiediamo anche ai partecipanti di condividere a loro volta con i loro amici, familiari, i loro cari, insomma, no? Perché questo davvero fa una differenza enorme. Allora, l'effetto Marishi, quello della meditazione di gruppo, l'1%, cambiamo il mondo, ragazzi. Pensa un po'. Lo vogliamo cambiare? Eh sì, direi che... Abbiamo cominciato stasera. È arrivato il momento. Ascolta, Adolfo, qui dice, a proposito di cibo, quali alimenti dobbiamo privilegiare, tenendo presente che fare acquisti non è tanto agevole? Ok. La ricetta la scriveremo sulla piattaforma, quindi www.dreamersday.it, riportiamo la ricetta integrale del professor. Adesso ti manderò due diete fondamentali. Okay. Avete sentito parlare, io ne parlo da 40 anni, certo. Anzi addirittura quando stavo in seconda liceo facevo le diete ai miei compagni di classe. Io facevo sport, sempre stato appassionato di dietologia, attività fisica, meditazione, fin da giovanissimo. Ebbene, parlavo di dieta chetogenica. La dieta chetogenica è molto importante, però deve avere delle variazioni. Noi abbiamo i grassi, i lipidi, abbiamo gli zuccheri, i glucidi, abbiamo le proteine o protidi, che sono le vie energetiche principali per fornire energia alla nostra macchina corporea. E poi abbiamo una quarta forma, che sono esattamente i chetoni, l'acido beta-idrossibutirrico. I chetoni si cominciano a produrre dopo 48-72 ore che stiamo escludendo completamente gli zuccheri, i carboidrati e i grassi. Dopodiché l'organismo comincia a fruire di una sorta di energia sovrannaturale, direi quasi, e non c'è più fame per gli zuccheri, perché cominciano a sfruttare i corpi chetonici che dissociano poi in alcoli e consentono di gestire le energie residue delle quali il cervello trae particolare beneficio e va a riregolare il nucleo ventrolaterale dell'ipotalamo, che è quello che regola la compulsione alimentare, quel meccanismo che ci fa venire fame, perché quando noi siamo stressati riviviamo a livello subconscio quei momenti in cui c'erano carestie. Le carestie, filogeneticamente parlando, erano quelle che più delle epidemie eliminavano gli esseri umani dalla terra, e lì c'era la selezione naturale. Ebbene, il nostro cervello, filogeneticamente più antico, ricorda perfettamente quando c'erano queste carestie. Perciò, se siamo stressati, che succede? L'adrenalina e noradrenalina innalzano la glicemia, poi dopo che si è innalzata scende, e dopo che vi siete stressati, avete mai notato che vi viene una fame incredibile? Questo perché andate in ipoglicemia, e allora lì si mangia di tutto. L'effetto cinghiale o bufalo, quello che capita, uno si mangia, non so, il blitz nel frigorifero, mangiare i dolci, mangiare ciò che immediatamente vi riporta l'energia a livelli alti. Ebbene, i chetoni sono molto utili, però dopo 3 settimane questi chetoni tendono a far mettere sotto sofferenza il rene. Allora, se volete fare una buona dieta chetogenica, dovete utilizzare un intervallare digiuno, cioè non forzatevi troppo, mangiate poco, cercate di bere molta acqua, addirittura tè verde. Il tè verde è il tè oolong che trovate ovunque. Io ne bevo più di 1 litro al giorno e 2 litri, 2,5 litri di acqua. Grosso modo 3,5 cc per ogni chilo di peso corporeo. Perché? Perché se voi utilizzate il tè verde, andate a stimolare il nucleo ventrolaterale dell'ipotalamo, okay, tramite l'epigallo catechina gallato che è presente nel tè, e questo dà una sensazione di quiescenza, tranquillizza e non vi pone in allarme come fa la dieta chetogenica dopo un po' di tempo. Okay. Ciò chetogenica sì, ma a condizione che vi siate perfettamente idratati, altrimenti correte il rischio di andare in una situazione di stress per la parte alimentare, va bene? Okay. Perciò adesso ve la mando questa dieta per uomo, ecco, e per donna. Così poi la pubblichiamo, perfetto. Quindi credo che c'è una domanda qui da Fabrizio sull'acqua, penso che il professore abbia... Però fondamentalmente volevo dire, bere, allora prima di bere, che è importante, vorrei dire, allora cercate di consumare verdure cotte, perché le verdure crude in una fase di stress come quella attuale tendono a creare fermentazione, a parte poi, diciamo, le sostanze che ci potete trovare sopra, eccetera, la chimica nell'agricoltura. Io ho fatto un libro
che era OGM, clonazione, la bomba nel piatto, dove descrivevo tutti i vari problemi anche su medicina ortomolecolare. Sì. Non voglio fare una disquisizione tecnica, però la frutta limitatela, la frutta è troppo zuccherina, perciò crea quei rebound. Una mela, massimo 2 mele piccole al giorno. Poi cercate di cominciare il pasto con le verdure per facilitare il transito intestinale. Eliminate per una settimana circa completamente gli zuccheri. I carboidrati sufficienti sotto forma di cellulosa stanno nella verdura. Poi piano piano il corpo comincia ad utilizzare i grassi residui per convertirli in energia. Un grammo di grassi libera 9 kcal. Un grammo di proteine ne liberano 4,5. Capito? Perciò cerchiamo di sfruttare il metabolismo dei grassi con i corpi chetonici. Lo riconoscete dall'alito un pochino pesante e dalle urine che tendono a mandare quell'esalazione chetonica. Potete comprare anche in farmacia le cartine al tornasole per misurare i corpi chetonici, così capite se state bruciando i grassi. Se interrompete la dieta, ci vogliono altre 48-72 ore per ricominciare a bruciare i grassi. Perciò niente strappi, amici miei. Cominciate a fare una dieta disintossicativa, bevete tanto e poi arriverete tranquillamente in uno stato mentale più espanso. Non a caso tutte le religioni monoteistiche usano il digiuno. Certo. Ricordate che c'era il digiuno prima della comunione? Come? Il Cristo si isola 40 giorni nel deserto a digiunare. Aveva fatto un panciacarma, aveva drenato le scorie, le tossine. Prendiamo l'abitudine di farlo, specialmente nei cambi di stagione. Questo è il momento giusto. Stanno cambiando le stagioni? Ok, cominciamo il nostro panciacarma, le nostre pulizie di Pasqua. Sì. Non solamente la casa, ma il nostro corpo, che è la casa più importante. Bellissimo. Ora, insomma, momento Buddha. Vai, vai. Perché anche il Buddha, anche Maometto, facevano attenzione all'alimentazione. Sì. Pensate, nella religione ebraica non si consuma il suino, perché il suino durante il periodo estivo libera teniasi, cisti cercosi, parassiti, e sono regole igieniche che sottendono a regole profilattiche sociali. Ora ci stanno dando delle regole igieniche, come quando gli ebrei dovevano attraversare il Mar Rosso. Stiamo attraversando il Mar Rosso? Facciamolo rispettando le regole. Arriveremo lontano. Dobbiamo essere uniti, anche se ci sembra di essere distanti. Mai come ora siamo stati uniti. Non come gli Stati Uniti o quelli d'Europa. Gli Stati Uniti di noi stessi. Noi siamo più forti dell'Europa, della Cina, dell'Oriente, degli Stati Uniti. Noi siamo esseri umani, accomunati da un comune destino, che è quello di essere per essere. Bellissimo. E poi diceva Goethe: trattate gli altri per quello che sono e non per quello che vorreste che fossero. Poi rovesciava questo ossimoro, questo otto, l'otto comunque lo giri, sempre otto rimane, e diceva: trattate gli altri per quello che vorreste che fossero e non per quello che sono. Sono entrambe le affermazioni giuste. Ora, in questo momento, trattiamo noi stessi per quello che vorremmo essere. Cosa volete essere? La bella figura, la bella immagine di voi, la bella copia o la brutta copia? Immaginatevi sani, sereni, felici, che avete superato il Mar Rosso, che avete superato la crisi e siete rinati. Siete capaci di vederlo? Vedetelo in meditazione. Francesca vi darà uno strumento unico e fantastico. Io ti sosterrò con i miei contatti, con le mie persone che mi seguono. Dobbiamo condividere. Condividiamo. Poi mi sono venuti in mente, Adolfo, due argomenti che secondo me piacerà tantissimo ai partecipanti di ascoltarti la prossima volta. Allora, dico a tutti, c'è solo l'ultima domanda. Qui chiede: consigliata la musica da diffondere negli ospedali, quella a 432 MHz? Allora, c'è da dire una cosa. Il ministro della propaganda italiana nella Seconda Guerra Mondiale aveva cambiato la cordatura aurea di 6 Hz, okay, alterando la frequenza vibrazionale del DNA. Allora, la giusta frequenza, per esempio, sapete perché si fa l'OM a proposito di frequenza? L'OM vibra 136.1 Hz. Se voi accordate il primo chakra, il Muladhara, uno per uno accordate tutti gli altri chakra con un sistema automatico di auto-setting e arrivate ad accordare anche il Sahasrara, che è il chakra dei 1000 petali. Allora, è importante l'OM, e questo lo puoi fare, lo puoi anche praticare e insegnarlo direttamente nella prima lezione che farai sulla meditazione. È importantissimo, perciò è una bella domanda. Non c'è una frequenza migliore o peggiore. Esistono delle frequenze specifiche per i vari centri energetici spirituali.
Ebbene, si tratta di cominciare riaccordando l'OM. Allora, mi ha dato un buono spunto per mandarti anche un lavoro che ho fatto a Filadelfia 5 anni fa, di fronte al sindaco e a John Travolta e altre persone, spiegando come la frequenza vibratoria può cambiare la postura, gli schemi motori, gli schemi e le intenzioni emozionali dell'individuo. La musica, se andate a sentire un concerto di musica classica, di musica rock, dopo che siete usciti, siete cambiati. Un meraviglioso concerto agisce sull'energia e fanno vibrare le cellule e il DNA in maniera diversa. E anticamente gli esseni usavano la frequenza vibrazionale della parola cantata, della parola parlata, per risintonizzare le frequenze. Pensate ai tamburi tibetani, pensate alle campane tibetane, al cristallo tibetano. Le vibrazioni sono l'essenza, l'omeopatia è vibrazione, i fiori australiani, i fiori californiani, i fiori di Bach sono frequenza. Una volta, quando prescrivevo i fiori di Bach per circa 40 anni fa, una volta fui chiamato e mi dissero: ma professore, dall'ordine dei medici di allora, l'ordine dei medici di oggi è illuminato, facciamo i corsi sui fiori di Bach. Mi chiamarono per dire: dottore, ma lei manda i pazienti dal fioraio? Io, fioraio, che vuol dire? Allora, da allora è cambiato tanto, si è rotta la breccia di Portavia e tanti altri bersaglieri sono entrati e hanno liberato Roma. Ora la medicina è cambiata. All'ordine dei medici, attualmente, per esempio su Roma, si fanno corsi su argomenti che 40 anni fa sembravano blasfemi, sembrava eretica. La medicina è in costante rimaneggiamento, perché la medicina esprime la tendenza dell'essere ad essere ascoltato a 360 gradi. Ebbene, chi l'ha detto che una medicina è migliore o peggiore dell'altra? La medicina è una. Se un paziente guarisce andando in perizoma sul Kilimangiaro, ovviamente non mi metterò a prescrivere perizomi a tutti, però almeno il quesito dice: ma perché questo è guarito? Sarà placebo? Sarà la temperatura? Sarà la luce? Sarà il sole? Ebbene, vi racconto una cosa brevemente di un esperimento che è stato fatto in un'università del Massachusetts. Hanno preso una cucciolata di 10 gatti, 5 le hanno messe in una stanza e 5 in un'altra. In una stanza venivano nutriti nella stessa medesima maniera, con una dieta eccessiva di grassi. E dopo 6 mesi fecero dei controlli ecografici sulle arterie carotidi. E si accorsero che un gruppo di questi gatti, cioè 5 di questi gatti e altri 5, 5 avevano i vasi carotidei completamente quasi ostruiti, gli altri 5 no. Eppure hanno fatto entrambi una dieta ricca e sovrasatura di grassi, fra virgolette, cattivi. E non si riusciva a capire perché ci fosse questa differenza. Qualcuno ipotizzò che poteva essere la qualità del cibo. Invece no, il cibo era identico. La reazione ponderale, la qualità, il rapporto fra proteine, grassi e zuccheri. E non era questa la soluzione. Qualcun altro disse: forse la temperatura. Ma neanche quella. La temperatura era la stessa. Era 21 gradi per entrambi. Qualcuno pensò alla luce. L'esposizione in lux era la stessa. Circa 10.000 lux nell'ambiente. Alla fine erano disperati perché non si riuscivano a capacitare del perché un gruppo di gatti avessero i vasi occlusi e gli altri no. Alla fine, in extremis, venne fuori che uno degli studenti interni che andava a portare il nutrimento ai gatti che erano in gabbia, quando li portava lì, li prendeva in braccio, li carezzava e poi li metteva dentro. L'altro invece gli tirava, siccome gli stavano antipatici i gatti, lui era un canaro, non nel senso di quello della Magliana, e quando gli tirava il mangime neanche li sfiorava e se ne andava. Ragazzi, interazione cinestesica tattile significa che le carezze curano. Ora stiamo capendo quanto è importante avere le carezze, perché non le abbiamo, perché non ci abbracciamo. In questo momento, non so, un inglese e un brasiliano si toccano in tempi differenti. Il brasiliano ti tocca sempre, l'inglese ti guarda a distanza. Ora, questo metro di distanza è talmente importante che vi fa capire quanto sarà importante ritrovarsi poi. Questa esperienza è importante. In Dieta per l'anima, che è un libro che ho scritto tanti anni fa, io ne ho fatti 20 di libri. Questo lo trovate scaricabile su internet. Dieta per l'anima, le carezze curano. Sì. Interazione cinestetica tattile. Perciò, alla faccia dell'editore che si rivolterà nel suo studio, questo ve lo potete scaricare gratis. Leggetelo, perché
La dieta per l'anima non è un libro sull'alimentazione. Buono. È il momento buono adesso. Grande, Adolfo. Esatto. È stato bellissimo, ti ringrazio. Grazie, Francesca. Queste telefonate... Allora, ci aggiorniamo io e te, così fissiamo il prossimo incontro e vediamo di partire con questa meditazione. Stasera ti mando tutte queste info. Ok. Un presente che a me ricorda molto. Sai che ogni tanto io e te, quando siamo in viaggio, ci chiamiamo sì. e ci facciamo questa ora di chiacchierata sull'autostrada, in treno, o mentre stiamo aspettando l'aereo. Sono contento di averti ritrovato in questo momento. Grazie.